Tornano a grandissima richiesta i pronostici del pallone. Neanche in tempo a finire di commentare insieme le partite della trentesima di Serie A. È subito che ci ritroviamo già a fare i pronostici per le partite della 31ª giornata, perché domani si gioca, domani è già campionato. Ciao a tutti da Londra e Pinguin, iscrivetevi al canale e lasciate subito un bel mi gusta a questo video. Le partite, iniziamo sabato pomeriggio con Parma-Torino. Il Parma, che viene da una sconfitta nel turno infrasettimanale, il Torino che viene da una bella vittoria in casa con la Sampdoria in una sfida diretta per un posto in Europa League. Il Parma che è in una situazione tranquilla di media classifica, mentre il Torino ancora ha bisogno di fare i punti per sperare nel sogno Europa League. Parma-Torino ci metto un bel 2. Il match clou di domani sera, Juventus-Milan. Allora, sarà perché la mia fede juventina mi guida, sarà perché la Juve comunque è una squadra fortissima che anche nei momenti di difficoltà, anche con varie assenze, riesce sempre o quasi sempre a portare a casa i 3 punti. Sarà perché comunque ci sarà il recupero di alcuni giocatori come Dybala, Mandzukic, nonostante l'assenza di CR7. Ma sono ottimista per questa partita, è una sfida importante, la Juve ci tiene a fare una bella figura davanti ai suoi tifosi e magari chiudere anticipatamente il discorso scudetto. Juventus-Milan ci metto un bell'uno. Sampdoria-Roma, questa è una partita molto delicata. La Sampdoria ha ancora bisogno di fare i punti per sperare, anche se un po' difficile, in un piazzamento in Europa League. È la Roma, questa Roma di Francesco, che ha sì tanto talento, ma d'altro canto i problemi, soprattutto in difesa, palesati durante la gestione di Francesco non sono stati risolti dalla gestione per adesso, dalla gestione Claudio Ranieri, anzi alcuni problemi sembrano addirittura amplificati. La Roma che continua a subire molti gol, i tifosi sono furibondi, è una Roma che probabilmente dovrà ridimensionare le proprie aspettative su questo campionato. Quindi in questo momento per questa Roma un pareggio a Genova contro la Sampdoria è già tanta roba, secondo me. Quindi Sampdoria-Roma ci metto un bel X. Fiorentina-Frosinone, questa la faccio semplice semplice. Ecco, la Fiorentina non può pareggiare tutte le partite, dovrà vincerne qualcuna. Fiorentina-Frosinone ci metto un bel 1 e andiamo. Dai, forza Fiorentina, vince sta partita. Cagliari-Spal, il Cagliari è una squadra che a me sta piacendo molto quest'anno. E nonostante la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Juventus, secondo me ha fatto un'ottima partita, ha confermato il buon momento di forma. Cagliari-Spal ci metto un bell'uno. Udinese-Empoli. Udinese più tranquilla dopo la vittoria del turno infrasettimanale. Empoli che ha ancora bisogno di fare di punti per sperare in una salvezza in extremis dopo la vittoria in terra con il Napoli. Però un pareggio a Udine in questo momento all'Empoli potrebbe anche non dispiacere. Udinese-Empoli, quindi ci metto un bel X. Poi un match importantissimo per un posto nella prossima Champions League, per la lotta al terzo e quarto posto, Inter-Atalanta. Allora, l'Inter ritrova il suo puntero, il suo ex capitano Maurizio Icardi, tornato titolare nella partita contro il Genoa del turno infrasettimanale. Buona prestazione per lui, buona prestazione anche di alcuni giocatori che erano apparsi un po' spenti negli ultimi tempi, parlo di Gagliardini, Perisic, qualcun altro. Un morale ritrovato per la squadra di Spalletti. D'altro canto, un Atalanta che viene da una scorpacciata di gol contro il Bologna, però ecco, l'Inter è una squadra che difende molto molto meglio. E secondo me riuscirà a fare questi 3 punti casalinghi. Quindi Inter-Atalanta ci metto un bell'uno. Lazio-Sassuolo. Il Lazio viene da una brutta sconfitta. Il Sassuolo viene da una bella vittoria. Il Sassuolo è in una posizione tranquilla di classifica. La Lazio ha ancora fame di punti per puntare a un posto in Europa League o in Champions League. Quindi Lazio-Sassuolo ci metto un bell'uno. Napoli-Genoa, anche questa la faccio semplice semplice. Ancelotti ne sbaglia una, ma due non ne sbaglia. È difficile che il Napoli possa perdere 2 partite di fila, nonostante ovviamente la testa sia alla sfida di Europa League contro l'Arsenal. Quindi Napoli-Genoa ci metto un bell'uno. E per concludere, Bologna-Chievo, partita di lunedì. Il Chievo ormai è una squadra allo sbando, rassegnata a questa retrocessione, che ha ormai molto poco da dire a questo campionato. Il Bologna di contro
ha bisogno ancora di fare punti per assicurarsi una salvezza anticipata. Quindi Bologna-Chievo ci metto un bell'uno. Io mi sono scommesso tutte e 10 queste partite combinate insieme, ho scommesso una sterlina, se dovessi azzeccare tutti e 10 i risultati esatti, incasserei 680 sterline, ma la stessa cosa vale ovviamente se ci mettete un euro. Potete giocarle tutte e 10 insieme, potete giocare alcune di loro, potete cambiare qualcosa, fate come vi pare, la responsabilità della scommessa comunque è vostra. Io ho fatto questa scommessa vi sto dando un'indicazione generale. Fatemi sapere poi nei commenti se avete azzeccato qualche scommessa con queste partite o con quelle della scorsa settimana. Fatemi sapere tutto nei commenti. Ricapitoliamo velocemente: Parma-Torino 2, Juventus-Milan 1, Sampdoria-Roma X, Fiorentina-Frosinone 1, Cagliari-Spal 1, Udinese-Empoli X, Inter-Atalanta 1, Lazio-Sassuolo 1, Napoli-Genoa 1, Bologna-Chievo 1. Questo è tutto per i pronostici questa settimana. Ci sentiremo stasera con una live pre-partita, pre-Juventus Milan con Bella V, grande tifoso milanista. Ciao a tutti, ci sentiamo più tardi.